tempo di rinascita. In un futuro non molto lontano, lo scienziato James Brown inventa una tecnologia talmente avanzata di robot che presto però, anziché rivelarsi una grande risorsa per l'umanità, si rivelerà essere la più grande disgrazia. L'umanità è ormai ridotta a una piccola cerchia di ribelli, chiamata i Caduti. Questi poveretti devono cercare di sopravvivere all'invasione dei robot. L'unico modo per sopravvivere è cercare di fermare la costruzione di una potente arma che li distruggerà definitivamente, il robot Silver. Infatti, l'unica speranza è il robottino Buzz, un piccolo robottino riprogrammato che si dovrà fare strada tra le varie macerie per cercare di raggiungere prima degli altri robot Silver, in maniera tale da convincerlo a fermare questa guerra e cercare di portare la pace sul pianeta Terra. Questa che vi ho appena raccontato è la trama di NAPG, ovvero sia Not Another Platform Game, un piccolo gioco indie creato dallo studio Go Manga Interactive di una piccola produzione italiana. Il gioco, appunto, come vuole esprimere nel suo titolo, non sarebbe il solito platform game, infatti, sebbene abbia degli elementi platform, possiamo ravvisare in questo gioco anche degli elementi del puzzle game. Porta una ventata di aria fresca, sinceramente, nel panorama degli indie, visto che giochi di questo genere se ne vedono poco anche da parte delle grandi produzioni. Il gioco gira col motore grafico Unity, un motore di gioco essenziale per i giochi in 3D. Viene poi supportato anche dal sistema Blender, sempre per la realizzazione dei personaggi in modello 3D. Infine, per le animazioni e per le interazioni con l'ambiente circostante, viene usato il motore Physics dell'Nvidia. La grafica e l'animazione quindi creano un ambiente 3D. Tuttavia il gioco si sviluppa su due dimensioni. Infatti i livelli si svilupperanno dal basso verso l'alto e il nostro robotino, attraverso salti su varie piattaforme e risolvendo vari enigmi, dovrà raggiungere alla fine del livello, completandolo, raccogliendo vari collezionabili e arrivando fino in cima concludendolo. Quindi il gameplay, anche se può apparire piuttosto minimale, in realtà poi svela una sorta di complessità nella risoluzione degli enigmi, che non sono per nulla scontati, e nel sistema di gioco nel suo complesso, che va a integrare, attraverso appunto i collezionabili e altre piccole chicche che non vi sveliamo, tutta l'esperienza di gioco. Tutta l'atmosfera è condita da un'ottima colonna sonora, che si va a fondere perfettamente con l'ambiente di gioco. Infatti, un plauso va fatto a Francesco Pio Squillante, che è riuscito a creare delle atmosfere, grazie alle musiche e alle canzoni, che danno non solo sollievo al giocatore, ma anzi lo gassano davvero e lo spingono ad andare avanti, al contrario di molti altri rage game che si possono trovare in giro. Facendo una summa di quello che è il gioco, partendo prima, diciamo, dalle imprecisioni, possiamo connotare ancora qualche piccolo slittamento durante i salti e alcune fasi di gioco, e anche ora qualche piccolo calo di frame rate in determinate fasi. Tuttavia bisogna anche precisare che ci troviamo di fronte a un alfa, e quindi piccoli sistemi e piccole imprecisioni che appunto possono essere migliorate in seguito con ulteriori upgrade. Al di fuori di questi piccoli nail, che come abbiamo già detto possono risolversi, essendo fondamentalmente problemi di movimento del personaggio, siamo davvero contenti di aver messo per primi mano a questo gioco, perché dimostra come l'industria italiana, soprattutto il campo degli indie, può farsi sentire. Giocatori incalliti e non, insomma, possono trovare molto divertimento in questo gioco. Infatti, sono evidenti alcuni riferimenti sia a Portal, sia a vecchi giochi dello stampo platform come Crash Bandicoot o Spyro. Noi non possiamo che apprezzare questo piccolo capolavoro indie, che ci fa sia tornare un po' indietro con la mente, dandoci un po' quel sentore nostalgico del platform vecchio stile, sia allo stesso tempo porta un'ondata di rinnovamento, visto che sono poche le idee originali di questi tempi, soprattutto anche dalle grandi major. Il gioco è accessibile a ogni fascetta, sia ai grandi che ai piccini, essendo il gameplay allo stesso tempo semplice e intuitivo, ma dando anche una bella porzione di sfida a chi ha voglia di strizzarsi un po' il cervello. Infatti ammettiamo che il nostro team ha avuto anche qualche difficoltà al terzo livello, quello sbloccabile attraverso i collezionabili, che spetterà a voi cercarli. Ah, giusto, a proposito di collezionabili, raccogliendoli tutti in un capitolo, e ricordiamo che un capitolo è formato da 3 livelli, si sblocca il livello bonus per quel capitolo, o appunto il livello speciale in cui abbiamo avuto difficoltà.
Mentre finendo il secondo livello di un capitolo nel tempo prestabilito, quindi ci saranno anche dei time attack, sarà possibile sbloccare una modalità cooperativa, un nuovo livello in cui si potrà giocare in due. Quindi ancora più sfida e anche il divertimento di giocarlo con un amico. Che dire ragazzi, noi ci siamo divertiti un sacco a giocare questo gioco, perché come abbiamo già detto è stato un tuffo nel passato. Noi personalmente, soprattutto io, Sato e Hans, siamo grandi amanti dei platform. Questa era la nostra recensione e opinione su NAPG, Not Another Platform Game. Ringraziamo ancora una volta, vieni Hans, ringrazi anche tu. Ringraziamo ancora una volta il team di Comanga Interactive e Francesco Biosquillante per averci fornito in anteprima il teaser e la demo del gioco. Grazie ancora Francesco e a tutto il team di Gomank Interactive per questa seconda anteprima. Infatti ricordiamo che abbiamo già recensito anche The Sound of Silence, altro gioco indie anteprima fornitoci dal team di Gomanga, che vi linkeremo in caso qui sotto, andatevelo a rinfrescare. Quindi, un saluto da Hans. E da Sato versione Steve Jobiene. Ciao a tutti voi YouTubers e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!